dal numero 73 dell'Amoris Laetitia. La Chiesa si volge agli sposi come al cuore della famiglia intera, che volge anch'essa lo sguardo verso Gesù. Nel sacramento del matrimonio, infatti, Gesù stesso viene incontro ai coniugi cristiani. Egli rimane con loro, dà loro la forza per seguirlo, prendendo su di sé la propria croce, di rialzarsi dopo le cadute, di perdonarsi vicendevolmente, di portare gli uni i pesi degli altri. Ecco, prima di tutto dobbiamo allontanare un rischio molto ricorrente nella nostra mentalità, cioè quello di considerare il sacramento del matrimonio come un segno esteriore dell'impegno dei coniugi di amarsi vicendevolmente, reciprocamente. Noi spesso ragioniamo in questo modo. C'è l'amore tra due persone e poi queste due persone che si amano vanno in chiesa, celebrano il matrimonio cristiano, per che cosa? Per manifestare pubblicamente la loro decisione di amarsi per sempre. In realtà il sacramento del matrimonio non è qualcosa che si aggiunge ad una realtà preesistente, qual è in questo caso appunto l'amore dei coniugi. È molto di più il sacramento del matrimonio. Il matrimonio cristiano è la rappresentazione reale, attraverso il sacramento chiaramente, del rapporto stesso che esiste fra Cristo e la Chiesa. Vuol dire quindi che l'amore dei coniugi, mediante il sacramento del matrimonio, ascoltate bene, si inserisce dentro la relazione che già esiste tra Cristo e la Chiesa che sua sposa e ne diventa una manifestazione certamente imperfetta. Possiamo dire allora che l'amore dei coniugi si fonde con l'amore esistente tra Cristo e la Chiesa e per questo viene elevato ad una dignità altissima. Interessante perché agli sposi non viene chiesto nessuno sforzo per ottenere questo dono così grande. Viene chiesto loro semplicemente di prendere coscienza che il loro amore, l'amore tra il marito e la moglie, è un amore divino e di vivere, viene chiesto anche, all'altezza di una vocazione così alta e così preziosa. Per questo Papa Francesco, al numero 73 di Amoris Laetitia, scrive che il sacramento non è una cosa o una forza esterna, ma è Cristo stesso che viene incontro ai coniugi e chiede di essere accolto con docilità. Se da un lato quindi è vero che il sacramento del matrimonio rappresenta una responsabilità grande per coloro che si impegnano a celebrarlo, e questo dobbiamo dirlo, dall'altro lato però bisogna ribadire che Cristo non chiede agli sposi qualcosa che va oltre le loro forze, le loro capacità, o che renderebbe ancora più difficile e stancante la loro unione. Anzi, Gesù dona loro già tutto prima di iniziare, immette il loro amore in quello che Lui stesso ha per la sua sposa e va al loro incontro per sostenerli nelle fatiche della vita matrimoniale e familiare. Cosa è chiesto allora ai coniugi, voi mi chiederete? Soltanto di dire sì a questo dono e di dirlo non solo il giorno della celebrazione nuziale in cui siamo tutti un po' presi, contenti, felici e quasi non ragioniamo bene, ma di dirlo ogni giorno, soprattutto quando la rottura sembrerebbe la soluzione a tutti i problemi, alla crisi che magari si sta vivendo. Cristo ha amato la sua Chiesa offrendo tutta la sua vita per lei. Guardate che amore grande. E gli sposi cristiani già si trovano dentro questa relazione d'amore, devono soltanto confermarla giorno dopo giorno per essere segno attraverso la loro comunione dell'alleanza che Cristo ha sigillato sulla croce. Cari sposi, allora con le parole del Papa voglio ricordarvi che Gesù rimane con voi, vi dà la forza di seguirlo facendosi carico delle vostre croci, di rialzarvi dopo le cadute, di portare i pesi gli uni degli altri. L'amore cristiano è esigente, è vero, ma è un amore che ci libera e che ci realizza.